Buongiorno e benvenuti, siamo a Cervia, benvenuti in Romagna, benvenuti al campionato italiano di beach volley, seconda tappa, siamo nella Romagna, qui è nato tutto il beach volley italiano, da qui ha iniziato e oggi torniamo per, come dicevo, la seconda tappa di questo campionato. Cominceremo con la semifinale femminile e poi a seguire la semifinale del tabellone maschile. Zuccarelli Giombini contro Enzo Bianchin, doveroso saluto da parte mia, da parte di Stefano Locatelli, ma anche di Fabio Galli. Ciao Fabio, bentornato. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo pronti? Siamo prontissimi, seconda tappa del campionato italiano, come ben ricordavi. Siamo in un'arena piccola, confortevole, c'è tanta gente, c'è tanto entusiasmo, anche in questo weekend abbiamo visto tante belle partite, qualificazioni nelle quali si sono dati veramente botte da orbi per entrare nel tabellone principale e siamo sicuri che lo spettacolo anche in questo weekend sarà sicuramente di altissimo livello. È garantito perché l'abbiamo visto nelle prime partite nei giorni precedenti, tra l'altro ci sono stati anche il torneo Under 21 e Under 19, quindi una settimana di beach volley qui al Fantini davvero molto molto ricca. Partiamo dalla semifinale femminile, Laura Giombini con Agata Zuccarelli, un occhio d'attenzione intanto alla nostra Laura perché era a Rio la scorsa estate con Marta Menegatti, ma attenzione anche a Agata Zuccarelli, ragazza un po' sfortunata perché l'anno scorso purtroppo si è fatta male, di fatto ha interrotto, speriamo solo per un attimo, la sua brillante carriera. È certamente uno dei prospetti più interessanti per quanto riguarda il beach volley azzurro. Quest'anno giocano insieme, affronteranno invece una coppia che è da tanti anni, anche se sono giovanissimi, che comunque giocano i tornei di beach volley, Irene Enzo e Margherita Bianchin. La cosa curiosa è che Bianchin con Zuccarelli hanno iniziato la loro attività internazionale con la maglia azzurra, quindi la qualità, che è la cosa a cui teniamo molto, è garantita. C'è sicuramente grande qualità in questa semifinale, abbiamo un pezzo di Rio 2016, se esatto. Così si può dire. Zuccarelli è stata fortunata ma ha già ripreso molto bene, abbiamo visto delle giocate splendide in questo torneo. E Enzo Bianchin sono ben allenate. Allora, è giusto ricordarlo, Zuccarelli e Giombini che hanno fatto il giro veloce, quello senza sconfitte, praticamente tre partite, tre vittorie. Enzo Bianchin invece sono state costrette al terzo turno al tabellone perdenti e quindi sono state costrette a giocare un'ulteriore partita per guadagnarsi la semifinale della tappa di Cervia, che sta per cominciare, sarà fischiata dal signor Gen Taufikenawi, fischietto della Federazione Provinciale di Bologna, e dal signor Davide Prati di Pavia. Non riesce ad attaccare la Giombini, allora si ricomincia nel campo delle ragazze con la canotta rossa. Il dink, il colpo con le nocche, realizzato da Irene Enzo, il primo punto della partita a favore delle ragazze con la canotta rossa. A seguire poi un'altra interessante semifinale, tanto per darvi l'idea, 15 giorni fa a Vieste era la finale di tappa, si troveranno di fronte Caminati Rossi e Dalmolin Cecchini, sarà una sorta di rivincita per la coppia Dalmolin Cecchini, visto che furono costretti alla resa dalla coppia nazionale. Sarà una partita tecnica anche questa, Stefano, perché anche qui a Cervia abbiamo un vento, si vede dalle bandiere, ed è sicuramente impegnativo. Gioca sul muro Agata, poi l'attacco della Giombini, arriva anche il primo punto per le ragazze con la canotta azzurra. Giombini
Amuro, alla meglio la Zuccarelli. Arriva anche il secondo punto, due pari nel primo set della semifinale femminile che stiamo seguendo in diretta in esclusiva su Fox Sports. Prossimo appuntamento faremo un bel giro in Sicilia, saremo sulla bellissima spiaggia di Mondello. Che bella difesa questa di Agata. La palla finisce fuori di poco, però si merita gli applausi del pubblico della Beach Arena di Cervia. Gioco adesso fermo perché la Zuccarelli praticamente è completamente impanata, ma non tanto sul corpo quanto sugli occhiali, almeno, cioè la sabbia sul corpo ci sta, ci mancherebbe altro, ma sugli occhiali almeno. A volte si mangia anche un po' di sabbia in questi recuperi. Tu nella tua lunga carriera ne avrai mangiata un sacco, sì, immagino. Poi mi hanno insegnato a soffiare quando ci si tuffa, sì. Quindi sì. Ah, davvero? Vedi, sì. Non lo sapevo. Ah, quindi quando ti tuffi è meglio soffiare. Meglio soffiare. Vedi? Palla in campo di Margherita Bianchin, entrambe ragazze ventunenni. Enzio e Bianchin sono ben assortite in campo perché Bianchin è mancina e gioca a destra e quindi sono più agevolate nel primo e secondo tocco. Anche perché, vedi, hai detto una cosa che magari per noi può essere scontata, ma per chi guarda il beach per la prima volta o comunque non è solito guardarlo spesso ad alto livello, ci sono comunque delle posizioni in campo, a parte la solita chi sta a muro generalmente e chi dietro, però anche sì. I ruoli nel beach volley sono semplici, ci sono giocatori di muro o di difesa e okay, quelli... o il giocatore misto, che significa che fa entrambe le cose, e poi si distinguono per la posizione di ricezione, come in questo caso possiamo vedere Zuccarelli e Giombini, una a destra e una a sinistra. Ricordiamo che ogni 7 punti si cambia campo dopo aver giocato i primi 21 punti di ogni set. Ci si ferma per un minuto tecnico di sospensione. In caso di uno pari si va al tie break. Nei primi 2 set si gioca i 21, nel tie break invece ai 15 punti. Bisogna sempre però mantenere 2 punti di vantaggio per vincere un set. Gioca sulle mani del muro di Gran bel line shot questo. Il line shot invece è un bel colpo, scavalcare in lungolinea. Lo shot è un colpo morbido che in genere ha da una parabola ad arco e può essere portato in 4 direzioni del campo. Poi ne vedremo altri. Sì, sicuramente. Irene Enzo ha cercato ancora la palla proprio sul lungolinea. Bisogna fare molta attenzione perché la Enzo in questo caso, d'accordo, ha probabilmente anche colpito male il pallone, ma non ha considerato anche il vento che soffia e soffia verso terra. Verso terra, sì. E quindi verso destra. Quindi probabilmente un po' di contributo sulla battuta precedente gli ha anche dato. Rimangono comunque avanti le ragazze con il top rosso. 6-5 adesso con Laura Giombini al turno di battuta. Infatti proprio per il vento, Stefano, il cambio di campo ogni 7 punti che è abbastanza frequente per garantire ad entrambe le coppie le stesse condizioni. Certo. Di gioco. Sì. Ricordiamo che contemporaneamente alla semifinale che stiamo seguendo qui sul campo centrale, sul campo 1, si sta giocando l'altra semifinale che tra l'altro vede in campo le nostre ragazzine, nostre, quando dico nostre, la coppia, diciamo, del Club Italia, la coppia giovanile su cui puntiamo molto, sono Reca Orsitot e Chiara Tei, affrontano, incrociano Jessica Allegretti e Lidia Bonifazi. Orsitot e Tei che sono state protagoniste davvero di una settimana intanto pesantissima perché hanno giocato molto, oltre adesso il campionato italiano, hanno giocato anche il campionato Under 21
chiudendo al secondo posto. Poi per accedere al tabellone principale di Cervia hanno dovuto giocare anche tre turni di qualificazione, oltre poi a tutte le altre partite. Sono arrivati un po' con la lingua lunga, però sono arrivati in semifinale. Dici bene, è una grandissima sorpresa, stanno giocando veramente una settimana di beach volley eccezionale, e questo, diciamo, ranking che stanno portando avanti, per ora sono in semifinale, potrebbero andare ancora avanti, testimonia il grande lavoro che è stato fatto dalle ragazze, dai tecnici, sulla spinta della federazione, che ha inserito un programma molto forte per le giovani. Scampa la battuta di Agata Zuccarelli. Stai cominciando a diventare tecnico, perché prima hai detto il vento, e anche in questo caso il vento ha spinto fuori la battuta. Sì, bisognerebbe scegliere un angolo contro vento per servire. Giobini, che certamente ha un pizzico di esperienza in più, perché di tornei ne ha giocati a livello internazionale davvero tanti. Molta esperienza nella semifinale di ieri, nella semifinale vincente di ieri per l'accesso alla semifinale vera del torneo, ha giocato veramente molto bene ed è stato un plus importante per la vittoria. Perché, ricordiamo questa cosa, il tabellone del beach volley è un tabellone, diciamo, classico, che sì, però nel beach volley quando tu perdi, in questo caso, non hai perso definitivamente, ti danno un'altra possibilità, cioè perdi la prima partita, scendi nel tabellone per cosiddetto perdenti e inizi a rigiocare. È ovvio, se perdi un'altra volta vai fuori, però puoi, per assurdo, perdere la prima partita del torneo ma arrivare alla semifinale. È chiaro che poi dopo c'è questo tabellone perdenti che si compone di varie fasi in base a dove tu perdi nel tabellone principale, diciamo, vincenti, scendi ed entri nel tabellone perdenti per cercare di andare avanti. Ad esempio, le nostre due, Orsi Tot e Tei, ad esempio, avendo perso al terzo turno, se non ricordo male, del tabellone vincenti, hanno giocato soltanto una partita, vincendola sono arrivate in semifinale. È un po' complicato, è molto più semplice di quello che si possa pensare guardando il tabellone. Sì, bisognerebbe averlo davanti visivamente e spiegarlo una volta per capire che è veramente qualcosa di geniale, cioè perdere una partita nel beach volley ci sta, avere una seconda chance per arrivare in fondo al torneo, magari anche in finale, cosa che è capitato spesse volte nella storia di questo sport, è davvero molto affascinante. 11-9 per le ragazze in blu, ancora uno scambio e poi ci fermiamo per un minuto. L'attacco in chiusura portato da Margherita Bianchin, ci si ferma per un minuto. Tra l'altro, l'avevi già ricordato la scorsa settimana a Vieste, quest'anno c'è la possibilità al campionato italiano di avere il coach in panchina, lo stiamo vedendo anche adesso sulla panchina delle ragazze in maglia rossa, ovvero di René Enzo e Margherita Bianchin. C'è una vecchia conoscenza, vero? Sì, Cristiana Parenzan, eccola qua, campionessa italiana, ha giocato per tantissimi anni beach volley, forse gioca ancora, non lo so. Sì, probabile. E anche una grande esperienza come allenatrice, soprattutto sulle giovani, una particolare vocazione sulle giovani, tant'è che Bianchin l'ha un po' formata Cristiana, e quindi è davvero molto brava, è stata anche parte attiva nel Consiglio federale della precedente edizione, ha contribuito molto per lo sviluppo e la crescita del beach volley. Presente anche in questa tappa in Romagna, a Cervia, il nostro CT, Andrea Raffaelli, che magari più tardi cercheremo di portare anche per capire un po' qual è la situazione, a che punto siamo del lavoro. Abbiamo già parlato a Vieste del fatto che comunque la federazione, il nuovo corso, sta lavorando molto, cercando di gettare le basi per migliorare la situazione soprattutto al femminile, perché abbiamo qualche problema soprattutto nell'ambito femminile, però insomma state lavorando, perché anche tu, Fabio Galli, è uno dei beacher più famosi del nostro movimento, ma adesso, diciamo, ha deciso di mettere la sua esperienza anche
in favore della federazione, è diventato responsabile territoriale proprio del beach volley a livello nazionale. Vedremo un po' come andrà, no Fabio? Sì, stiamo lavorando tantissimo. Io qui a Cervi sono felicissimo perché oltre alle persone che hai citato c'è il presidente che sì, non si vero. Sta perdendo una è partita vero. C'è il presidente federale, è preparatissimo, certo. Perché conosce i giocatori e quindi è un sogno vedere, no, i vertici della federazione che seguono così attentamente il nostro sport, segno di attenzione e di volontà di crescere. 12 pari. Tacco vincente di Laura Giombini. Qui c'è stato un po' un errore di scelta di tempo di Bianchina Muro, che è saltato un po' in anticipo e quindi ha toccato la palla mentre stava cadendo. È molto importante la scelta del tempo nel salto a muro, che nel beach volley in genere è un tempo ritardato. Grande difesa questa. Gioca la palla corta con il bagger, la Giombini. Reattive comunque le ragazze con il top rosso. E poi spesso accade di vedere questo tipo di giocata, una difesa che però diventa lunga volutamente. Volutamente. Volutamente sì. Che va a prendere il campo avversario. Non è facile, sembra facile, quasi una parata di un portiere, assomiglia quasi alla parata di un portiere, però bisogna avere la volontà proprio, oltre che di tenere la palla, mettere in una parte libera del campo. Ogni tanto la nostra regia inquadra gli schemi che vengono chiamati dalle ragazze, magari se ne vediamo uno, Fabio, ci aiuti sì. Anche a capire le indicazioni che si fanno alle ragazze durante... Eccolo, l'abbiamo visto. Cercato la palla lunga, una buona copertura da parte della Bianchin, palla che rimane sul nastro, poi la palla che non sembrava avere grandi ambizioni. Intanto ringraziamo per l'aiuto che ci fa sapere che 21-16 si è chiuso il primo set vinto dalle ragazze azzurre Recorsi Totta e Chiara Tei. Oggi ricordo, ve l'avevo ancora fatto, alle 5 e un quarto del pomeriggio, 17:15, vi ricordiamo l'appuntamento con la diretta della finale femminile prima, poi della finale maschile, da non perdere, sempre su Fox, quest'anno ha sposato il campionato italiano di beach volley, che ormai sta diventando uno degli sport per antonomasia dell'estate. Insomma, quando si va al mare, cioè, si gioca quasi esclusivamente a beach volley. Ci sono i racchettoni, però quelli magari lasciamoli fare a giocare ad altro. 15-14 per le ragazze con il top blu. Un po' telefonata la palla della Bianchin. Giombini ci prova, niente da fare, non riesce a difendere stavolta Irene Enzo sull'attacco di Laura Giombini. 16-14. Dicevi degli schemi, le chiamate che si fanno a muro, che servono per dividere il campo in genere in due zone, parallela e diagonale. Ci arriva Giombini. Zuccarelli, è buono il suo bagger, alla fine la piazzata della 28enne perugina. 17-14, viene chiamato il time out, ne hanno uno da 30 secondi ciascuna coppia. Anche oggi è molto caldo. Sì, molto. Qui devo dirti che però qua sotto si sta abbastanza bene. In campo un po' meno le atlete. In campo un po' meno. No, perché a BS avevamo veramente sofferto, anche se poi alla fine il vento ci aveva dato una mano, però in effetti le temperature di questi giorni stanno colpendo anche la Romagna. È chiaro, abbiamo quanti metri? 40 metri il mare, però. Non invidio le ragazze che stanno giocando. Sì, è davvero duro quest'ora. Guardate la grinta di Cristiana Farenzan. Le informazioni che può dare un allenatore in un minuto, in 30 secondi, non sono tantissime in questo sport, e le può dare, a differenza del volley indoor,
solo durante le interruzioni di gioco, quindi time out. Durante l'azione di gioco l'allenatore non può dare informazioni agli atleti, questo fa parte del regolamento del beach volley. Tendenzialmente però ricordiamo, lo schema viene sempre chiamato al momento della battuta tendenzialmente. Sì, viene sempre chiamato anche al momento della battuta. Anche perché la squadra che deve ricevere non ha tempo di... Correttamente. E dicevamo che è in genere parallela e diagonale. Se vediamo un'azione... Intanto la regia ci ripropone l'ultimo tocco. Eccolo qua, guarda. Sì, chiama... La chiamata con la mano sinistra è riferita alla giocatrice di quel lato, in questo caso la Bianchin. Buon attacco precedente. Centrale intanto di Zuccarelli. Un po' difficile da spiegare. 18-15. Zuccarelli a servire. Palla che tocca il nastro, quindi aiuta la difesa della Giombini. Bello questo muro di Laura con la scelta del tempo giusto. Zuccarelli e Giombini vicine alla conquista del primo set. Noi abbiamo detto che per un piccolo fastidio di Zuccarelli le due ragazze con il top blu hanno saltato la prima tappa stagionale di Vieste, erano le prime del tabellone, avevano il seed migliore e invece per fortuna tutto bene, insomma, sì, sì, niente di grave, però del caso. Hanno saltato soltanto la tappa in Puglia, si sono presentate al via qui a Cervia e non a caso sono la coppia da battere in questo weekend. Tra l'altro da segnalare invece l'eliminazione arrivata ieri da parte di Leonardi e Lantignotti, finaliste nella prima tappa, a testimoniare il fatto che comunque, lo dicevamo, c'è comunque un buon livello anche nel tabellone femminile, che si chiude adesso con il primo set della semifinale tra Zuccarelli e Giombini su Bianchinenzo. Rivediamolo, l'ultimo punto di questo set, attacco vincente di Agata Zuccarelli. Dicevo appunto, c'è un buon equilibrio, una buona qualità di partite, queste serve questa qualità per alzare il livello, che è un po' l'obiettivo immagino della federazione in questo campionato italiano. Sì, entriamo nel vivo della stagione, siamo a luglio, quindi le coppie sono ben preparate, sono più allenate e vedremo una crescita di torneo in torneo, sono certo di questo, perché gli atleti si allenano bene, giocano di più, quindi sono più in ritmo gara e questo dà la possibilità di vedere più giocate spettacolari. Anche il fatto di fare tornei in seguito vuol dire conoscere gli avversari un po' di più e quindi riuscire a mettere in atto quelle che sono le tecniche che permettono di tenere più la palla in gioco. Anche dal punto di vista strategico vedremo delle belle giocate in questo torneo e anche nei prossimi. Allora 1-0 per Zuccarelli e Giombini. Vediamo alcuni colpi che hanno caratterizzato il primo set, sta per cominciare il secondo, turno di battuta per le ragazze con il top blu, toccherà ad Agata Zuccarelli la ripresa del gioco, batte bene, tesa forte, ha fatto tutto bene devo dire Irene Enzo, perché non era facile da ricevere. Difendere nello stacco da rete Agata, una bellissima battuta in salto perché riesce a dare molta velocità alla palla e è davvero insidiosa. Questo è un altro colpo shot portato in diagonale, si chiama cut shot, la definizione
semplice, un colpo tagliato in diagonale, molto efficace se è ben angolato. Mi raccomando, ricordiamolo sempre, quando si gioca a beach volley bisogna sempre dare un colpo secco. Quindi anche quando giocate, che ne so, nel vostro centro sportivo e magari avete il compagno che fa il fenomeno e fa i pallonetti in continuazione, non valgono se si vuole giocare veramente a beach volley. Il colpo deve essere sempre secco. Confermo, lo dici per esperienza? Perché no, ma io veramente sono negato, veramente. Io il volley, il beach volley, non so perché, ma mi ritrovo a commentare, essendo tra l'altro veramente un scarso un po' in tutti e due gli sport, però lo ricordo perché è giusto. Confermo, perché il campo è tra virgolette così grande che con la parte morbida delle dita, cioè i polpastrelli, sarebbe troppo facile mettere la palla a terra. E quindi per questo da regolamento internazionale deve essere giocato sempre comunque con un tocco secco, altrimenti è fallo. Campo da beach volley che è un metro quadro meno rispetto al campo indoor 9x9, il beach volley invece 8x8, rimane comunque molto grande su quello. Rimane molto grande quando bisogna coprirlo bene nella fase di muro difesa in due, a volte però ti garantisco che in situazioni di stress dove non si riesce a far punto il campo avversario è molto piccolo. Hai l'effetto contrario, sì. È come calciare un rigore, no? Sì, esatto, che vale il campionato del mondo, la porta sembra piccolissima. Brava in difesa. Bene. Zuccarelli va all'attacco, attacco centrale, difeso, sono costretto a giocarla con il bagger Bianchin ed Enzo. Ancora Zuccarelli, palla troppo alta, facilmente rigiocabile, e poi con le nocche Margherita Bianchin trova il punto del 4-3. È stata un'azione molto combattuta di due o tre scambi, contrattacchi, e questa è davvero provante dal punto di vista fisico. Infatti le atlete hanno tutte il fiatone dopo uno scambio del genere, bisogna recuperare rapidamente il debito di ossigeno. 4-3 per le ragazze con il top rosso, devono recuperare un set. È la semifinale della tappa di Cervia, seconda tappa di questa stagione sulla sabbia. La prossima ci vedrà in Sicilia a Mondello, poi saremo nel Cilento a Casal Velino. A fine agosto la tappa, il tour si sposterà a Caorle per la tappa riservata alla Coppa Italia, e poi il gran finale nel primo weekend di settembre alle Capanine di Catania, dove lo spettacolo è ovviamente annunciato, dove ci saranno veramente tutte le coppie migliori di questa stagione. L'errore di Irene Enzo. 5 pari. Questa è una bellissima palla, un po' alzata a filo, sì. Forse un pelo a filo. Sì, l'alzata è molto importante in questo sport, è un po' la chiave del gioco, perché con l'alzata imprecisa è difficilissimo, a volte impossibile fare punto. Quindi diventa proprio un passaggio fondamentale per poter mettere la palla a terra. Poi c'è alzata, ci sono momenti di alzata e momenti di alzata, uno e due, nel senso, perché poi tutto il discorso può essere ricondotto a una cosa. Allora, tu l'alzata come la puoi fare? In due modi. O sì, a due mani palleggi, oppure vai con il bagger. Che differenza c'è intanto? C'è una grandissima differenza, perché alzare con le mani in teoria è più semplice che alzare con gli avambracci, cioè con il bagger. È evidente che è più difficile alzare con il palleggio, quindi con le due mani, per un discorso di regolamento, perché la palla deve uscire davvero pulita, direi perfetta, dalle mani, e quindi è difficile allenarlo dal punto di vista tecnico. Ma se un atleta impara a palleggiare è sicuramente un miglior alzatore di un atleta che alza in bagger. E a quel punto entriamo nel secondo discorso, cioè tu sei sempre stato uno che
hai palleggiato a due mani perché ti piaceva, eri bravo a farlo, però in alcuni momenti della partita forse è sconsigliato farlo, tipo, che ne so, le palle più importanti? È una bella domanda, ci vuole... Perché questa è, divide, questa... Divide, sì. Ci sono gli allenatori, chi pensa... Una filosofia che dice non rischiamo di far fallo in un momento importante e quindi alziamo in bagher a costo di fare un'alzata un po' più imprecisa, oppure c'è chi dice no, devi avere carattere, prenderti la responsabilità e di utilizzare il palleggio anche quando alzi la palla della finale olimpica. Come in questo caso, bella palla della Giombini, non chiusa da Zuccarelli, anche per l'ottima difesa di René Enzo, che alla fine gioca la palla corta con le nocche. 9-6, adesso un'accelerata da parte delle ragazze con il top rosso, chiama il time out, la coppia in blu. Colpo di nocche che l'abbiamo citato spesso, è proprio un colpo che fatto con la parte rigida della mano e serve per direzionare la palla e non incorrere in un fallo di regolamento colpendo la palla con i polpastrelli, quindi un adattamento proprio del beach volley, l'abbiamo visto bene qua, e si utilizza molto perché con le nocche della mano si può anche direzionare la palla corta, lunga, a destra e a sinistra. Beach volley che ormai dobbiamo entrare nell'ottica di idee che si può giocare anche d'inverno, vero Fabio? Ormai sono tante, intanto le scuole che hanno cominciato davvero ad allargare la base, tanti ragazzi e tante ragazze abbandonano oppure non si affacciano nemmeno più prima al volley indoor per poi passare al beach volley, che era un po' il passaggio tradizionale. Adesso grazie a queste scuole che sono un po' distribuite su tutto il territorio italiano, e questo è solo un bene, cioè si affacciano direttamente al beach e si può giocare tutto l'anno. Negli ultimi 5 anni sono cresciute moltissime strutture indoor di beach volley coperte che danno la possibilità di giocare tutto l'anno, e questo fa sì che molti atleti ci si dedicano tutto l'anno, quindi migliorano, crescono. Inoltre la federazione italiana, con un programma di tornei di serie Beach 2 e Beach 3, fa un'attività che praticamente non finisce mai, perciò c'è anche il momento agonistico, cosa che 10 anni fa non c'era, si giocava solo da giugno a settembre. E questo fa sì che gli atleti possano diventare molto più forti. Anche perché, bisogna ricordarlo, si è allargata anche la base, intanto una bellissima giocata di Agata Zuccarelli a muro, 8-9, quando capitano queste cose bisogna sempre pulirsi gli occhiali nella sabbia, no, dicevo, perché il beach volley ormai è diventato davvero uno degli sport più praticati anche a livello europeo, questa cosa ha fatto sì che il livello inevitabilmente si sia alzato, e una volta si poteva giocare d'inverno l'indoor, d'estate il beach, anche con buoni risultati. Ormai l'alto livello del beach volley lo fai, lo pratichi soltanto se giochi tutto l'anno a beach volley. Sì, c'è la specializzazione, ormai, e quindi per forza di cose bisogna dedicarsi a tempo pieno a questa attività per poter emergere. Il fatto che sia cresciuto molto e che si sia allargata tanto la base, perché questo è uno sport bellissimo da giocare, divertente, è anche un ottimo fitness, e quindi ci sono si gioca spesso in un ambiente sano, all'aria aperta, e poi è bello, ci sono tutti gli ingredienti per far sì che sia uno sport di vertice. Allora ti do questa notizia che mi hanno appena comunicato: Orsi Tot e Chiara Tei praticamente sono in finale, hanno vinto la loro partita e dunque battono 2-0 Lidia Bonifazzi e Jessica Allegretti, e sono la prima coppia finalista nella seconda tappa del campionato italiano di beach volley, che è arrivato in questo weekend a Cervia. Per conoscere la seconda coppia dobbiamo seguire questo match. Sono avanti 1-0 Zuccarelli Giombini, conducono però ora Bianchini Enzo. È comunque una buona notizia per... Molto buona, intanto complimenti alle ragazze, e poi continua il loro tour de force. Ricordiamo, perché forse non l'abbiamo detto, ma
Reca Orsitot ha ancora 17 anni, mentre Chiara Tei ha appena compiuto il mese scorso 18 anni, quindi stiamo parlando comunque di ragazzine ancora. Sì, giovanissime, seconda finale in due giorni, in tre giorni. Bravo. È molto positivo questo risultato, è incoraggiante per tutto il movimento. Quadratura dall'alto della nostra Beach Arena. Diciamo 12 pari, se non 12 ho visto 9, male. 12-9? Sì. Ah, perché hanno girato, sì, 12-9. Rimangono avanti le ragazze con il top rosso. Si chiacchiera molto anche sotto l'ombrellone di Agata e Laura, che sono le avversarie, Agata Zuccarelli e Laura Giombini, che hanno battuto al primo turno Micheletto Ferraris 2-0, Aprile Dalmazzo 2-1 nel secondo turno, e poi proprio le due azzurre, Orsitot e Tei, 2-1, sudando non poco. È stata una partita tiratissima e davvero spettacolare ieri sera. Enzo e Bianchini invece hanno vinto al primo turno 2-0 con Leoni e Fasano, 2-0 a Leonardi Lantignotti, poi hanno perso al terzo turno contro Bonifazi e Allegretti, sono scese nel tabellone perdenti e questa mattina hanno vinto ancora una volta con Leoni e Fasano 2-0, come avevano iniziato la tappa di Cervia, e adesso sono qui che si stanno giocando la finale di tappa. Vedi come gli equilibri cambiano spesso, no? In queste partite. Adesso c'è un bel margine di vantaggio per Bianchini e Enzo. Cosa anche che se prima palla va lunga di Irene Enzo. 10-13, punto regalato. Laura Giombini. La palla corta, il tuffo di Laura Giombini che poi prova a giocare la palla sul lungo linea, troppo lunga, finisce fuori. Quando si è stanche, quando si fa fatica dal punto di vista fisica, i fondamentali tecnici sono quelli che ne risentono di più, sicuramente l'alzata e la ricezione, perché bisogna in questi fondamentali muovere rapidamente i piedi, le gambe, e quando si è stanchi si fa fatica a fare questo lavoro. Buon lavoro della Bianchin, attacco out di Irene Enzo, avevano fatto tutto bene, brava devo dire Margherita Bianchin a lavorare prima a muro, poi qui con questa alzata ha tirato tutto, qui è quasi calcio di rigore per la Enzo, sciupato. In genere punto non fatto, punto subito, vediamo se è vera questa regola. Palla che torna di qui, vediamo se chiude, sbaglia l'alzata. È vera. Da Zuccarelli c'è il fischio del primo arbitro e alla fine ha avuto ragione. 12-14. Numero 12 alle atlete con il top. 12-14. Questa occasione, quando non si fa un punto in contrattacco in un frangente importante del set, è consigliabile chiedere un time out per interrompere il gioco, riprendere fiato, riordinare le idee, prendere tempo, che è fondamentale per pensare. Con il bugger sbaglia Laura Giombini, che si lamenta un po' con il primo arbitro. Sì, si lamenta su questo tocco di Enzo, ma c'è stato un tocco simultaneo, quindi non ravvedo elementi per evidenziare un fallo. Ricordiamo sempre che il tocco a muro nel beach vale un tocco, quindi se tu tocchi a muro sei già a 1 e non a 0 come accadrebbe invece nell'indoor, e quindi dopo due tocchi sei obbligato a buttarla di là. Sì, sempre per non rendere troppo facile la rigiocata in questo sport dove ci sono solo due giocatori in campo.
e se tocchi a muro puoi rigiocare ancora tu la palla, e sono due tocchi. Sono comunque due tocchi, ecco, lo puoi fare, ma sono comunque considerati due tocchi. Gioca lo shot corto Agata, 13-16, tengono un vantaggio abbastanza sostanzioso le ragazze con il top rosso, che può garantire il tie break. Battuta lunga di Laura Giombini. Sì, un 17-13 in questo frangente di set è dura da recuperare. Segno davvero che il livello è alto e c'è un grande equilibrio. Che bella. Giocata benissimo questa da Zuccarelli. Questo è un eccellente line shot a scavalcare il muro, lontano dalla giocatrice di difesa. È probabile anche che abbia, non ha guardato, quindi sicuramente ci sarà stata una chiamata della compagna che le ha indicato la zona libera del campo, o parallela o diagonale. Chiude Laura Giombini, 15-17, rosicchiano un paio di punti. Le ragazze in blu chiama time out, adesso l'angolo di Enzo Bianchin. Vediamo se le azzurre con l'esperienza di Giombini riescono in questo set, in questo frangente sotto 17-15 conta tantissimo l'esperienza, cioè aver vissuto queste situazioni di stress, di difficoltà, per trovare le giocate che ti possono far fare una rimonta oppure no. Eccole qua inquadrate. A destra Laura Giombini, a sinistra Agata Zuccarelli, ragazza carrarina di 22 anni. Ho detto di questa coincidenza che la Lega a Margherita Bianchin, entrambe esordirono nell'Europeo Under 18 di Brno in Repubblica Ceca, stiamo parlando del 2012, sono ragazze giovani ma già da parecchio tempo sono nel circuito internazionale, perché siamo sempre abituati a vedere, che ne so, gli europei, i mondiali, sempre giocati dalle top, ma dietro ovviamente ci sono tutta una serie di tornei a livello giovanile che vengono regolarmente disputati. Numero 18. Tornano a marcare punto le ragazze con il top rosso, una palla corta giocata da Irene Enzo sulla quale non arriva in tempo la Zuccarelli. Ancora con il dink, grande reattività da parte della Zuccarelli, palla lontana dalla rete ma facile da rigiocare per le ragazze in blu, l'attacco ancora di Zuccarelli. Tutta potenza, tutta forza, e dopo uno scambio lungo vuol dire proprio dare tutto. In questo momento sta giocando veramente una grande partita. Grandissima parallela. Agata Zuccarelli, 16-18. Passa tra le mani di Zuccarelli, l'attacco di Margherita Bianchin, ha rischiato un pochino qui. Ricordo, Stefano, che a far fatica non sono solo gli atleti ma anche gli arbitri, che non si vedono. È dura anche stare lì sul seggiolone col caldo. Abbiamo un grande settore arbitrale in Italia, tra l'altro. Se non ho sentito male, a proposito di arbitri internazionali, il nostro Pasquali arbitrerà la finale della World League. Credo si giocherà stanotte tra Brasile e Francia. Il segno che i nostri arbitri sono di qualità anche nel beach volley a livello internazionale. Vabbè, anche nel beach volley, è vero, abbiamo tantissimi bravi. L'attacco
di Margherita Bianchin, 20-17, attenzione perché questa è la prima delle tre palle set a favore delle ragazze con la canotta rossa. Irene Enzo. Grande attacco ancora, tanto per cambiare. Non mollano. Agata Zuccarelli. Questo è un bel segno, che nel finale di set hanno attaccato tutte, no, Giombini. Tutte Giombini. Forte, vuol dire che sì, hanno ancora delle energie da spendere, forse se la sono tenuta un po' per l'eventuale tie break. Ancora palla set, palla che vale appunto il tie break. Il muro di Zuccarelli, il palleggio che è rimasto un po' corto, forse anche per il vento, però hai visto che si è concretizzata un po' la cosa che abbiamo detto prima, nel senso che la Enzo ha palleggiato a due mani. Non ha commesso fallo, era un po' impreciso. Però era impreciso, vabbè, questo non vuol dire. Sì. Annullata la seconda palla set, vediamo, palla corta, giocata benissimo da Margherita Bianchin, si va al tie break. 21-19, si giocherà adesso il set ai 15 punti, rivediamolo questo ultimo shot davvero ben giocato da Margherita Bianchin. Hanno comandato praticamente tutto il set le ragazze con il top rosso, questi sono i numeri relativi al secondo set. Sì, sono partite subito con un discreto vantaggio e l'hanno poi mantenuto per tutto il set. Non è facile con il rally point system ridurre un gap iniziale. Una volta col side out era più semplice, cioè era possibile, adesso diventa veramente, veramente complicato. Questo sistema rende anche avvincente e più equilibrato l'equilibrio tra le coppie. Adesso vedremo un po' come andrà questo tie break. È anche difficile fare un pronostico perché comunque alla fine, come abbiamo detto, primo set è andato via tranquillo per le ragazze qui inquadrate, nel secondo invece si è assistito allo stesso andamento, ma diciamo a top invertiti. E vedremo adesso questo terzo e decisivo set che vale la finale della tappa di Cervia, la seconda tappa del campionato italiano che stiamo seguendo in diretta in esclusiva su Fox Sports. Abbiamo già il nome di una coppia, sono le ragazze del Club Italia, quindi la coppia federale Reca Orsitot Chiaratei, le due diciottenni che rappresentano un po' il futuro della nostra nazionale sulla sabbia. Il terzo set, il tie break inizia con la battuta vincente di Irene Enzo, 1-0. Gran bella battuta, salto float, vuol dire che la palla viene colpita con un salto un po' più alta e flotta, cioè si muove nel vento, nell'aria, e diventa davvero difficile da gestire in ricezione. Sì, perché il vento sta davvero disturbando molto le traiettorie dei palloni. Guarda che bella palla adesso. Irene Enzo si butta generosamente da Zuccarelli nel tentativo di recuperare questo shot. Non riesce però nel tentativo. Già 2-0. Ricordo, nel tie break si arriva ai 15 e quindi si cambia ogni 5 punti il campo. Bello questo colpo in diagonale fintato. Ci si ferma un attimo perché la Zuccarelli deve pulire, come sempre accade, gli occhiali. Tocca a lei, ma può toccare anche alle altre, sì, perché sono immancabili gli occhiali, sono un fedele compagno di chi gioca beach volley. Il regolamento dice che tra la fine di un'azione e l'inizio dell'altra devono passare non più di 12 secondi. In queste condizioni sono davvero pochi.
Bello questo attacco nella zona di conflitto. Quando la palla finisce tra le due giocatrici, nella cosiddetta zona di conflitto, è sempre difficile perché è mia, è tua, è un istante che a volte si concretizza in nessun intervento. Anche perché spesso poi arriva nel momento in cui i giocatori indietreggiano per coprire di più il campo. Sì. Quindi il livello di difficoltà si alza, ecco. Laura Giambini, attacco in Diago. Tre pari. Hanno recuperato il break iniziale le ragazze con il top blu. Laura Giambini. Buona palla di Margherita Bianchin, ragazza giocata, cioè ragazza dotata di giocate molto buone. Ha un'ottima manualità, sì, e mancina. Molto tecnica. Qui c'è stato un po' un errore di Agata che non ha preso, non ha coperto bene la parallela. Quella palla in teoria non sarebbe dovuta passare a filo rete lì. Sopra sì, ma in fianco al muro no. Grande reattività della Giambini lì davanti. Gioca la palla corta Laura Giambini. E adesso gioco davvero bello. Visto che ha avuto un attimo di hesitation in aria, no? Prima di decidere che direzione prendere in attacco. Questo è segno di esperienza, di non avere fretta, è fondamentale nella giocata dell'attacco. 5-4, punto regalato. Stanno spingendo molto sia in attacco che in battuta, commettendo anche degli errori, però sanno che è fondamentale forzare il servizio, perché il servizio è un elemento, un'arma, una grande arma che ti dà la possibilità di mettere in difficoltà ricezione alzata e quindi di agevolarti nella successiva fase di muro e difesa che ne consegue. Giocati altri 5 punti, le ragazze protagoniste di questa semifinale hanno invertito nuovamente il campo. Palla che rimane un po' corta, ma anche per colpa del vento, e poi il cut di René Enzo. Torno avanti, le ragazze in rosso, 6-5. Abbiamo detto che sono brave tecnicamente e stanno veramente giocando bene, tranne qualche sbavatura in qualche fondamentale, ma tecnicamente si vede che sono ben allenate, ben preparate. Con le nocche vola la Enzo. Palla facile, difesa da Bianchin che può chiudere adesso, lo fa, vediamo Zuccarelli, è molto vicino al tavolo, rischiava anche di farsi male Agata. 7-5 adesso per Bianchin ed Enzo, chiama time out, momento positivo per Irene Enzo e Margherita Bianchin. E coach Parenzan non molla un attimo. No, non molla un attimo, sono momenti importanti. Esatto. Cioè. No, ma lei non molla anche sull'1-0. Cioè, no, mai, sì, certo. È giusto. Dopo, no, certo. A volte in queste circostanze gli atleti hanno bisogno di essere caricati a volte, oppure hanno bisogno di quel consiglio che dal campo non riescono a percepire, a vedere. Quindi l'apporto di un allenatore può essere un aiuto, soprattutto in un'ottica di formazione degli atleti. Sai che a livello internazionale non esiste, no? L'allenatore in panchina, e quindi tutto il lavoro dell'allenatore viene fatto prima del... È un po' come nel tennis. Esatto. Non possono entrare i coach sulla panchina. Invece è stato consentito quest'anno nell'ambito del campionato italiano. Siamo nel tie break, si decide
la coppia che giocherà oggi pomeriggio alle 17:15 in diretta su Fox Sports la finale della seconda tappa del campionato italiano di beach volley. Siamo a Cervia in Romagna, ci abbiamo scherzato, ma è vero che proprio da qui, da questa sabbia, proprio qui è nato il beach volley in Italia, nel senso quello a livello agonistico. Sì, è stato giocato il primo torneo ufficiale di 2 contro 2 nel 1984 e da lì è partito il beach volley. L'Italia è stata leader in Europa nell'organizzazione di tornei di beach volley per tanti anni, poi anche gli altri paesi europei si sono adeguati e cresciuti molto. E adesso si può giocare anche, come accadrà quest'anno, in piazza Berlino, ad Amburgo, o come accadrà a fine mese per i mondiali, si giocherà sulle rive del Danubio con una enorme nave che farà da hospitality per gli atleti, insomma, oppure si gioca sulla banchina di un porto, come capita purtroppo in queste ultime stagioni, non più, ma Stavanger ha rappresentato, per chi ha fatto il World Tour, una delle tappe sicuramente più suggestive, perché davvero sul porto veniva stesa la sabbia e si facevano i campi. Poi ovviamente c'è il tempio del beach volley Klagenfurt, che è invece in Austria sulle rive del lago di Costanza. In questo weekend si sta giocando a Genstade, che siamo a 3000 metri sulle Alpi Svizzere. Insomma, è incredibile immaginare di poter giocare, o meglio, 20 anni fa forse non si poteva immaginare di arrivare a giocare dove si gioca adesso il beach volley. Sì, è davvero diventato, oltre che uno sport completo, eccezionale, anche un evento, un motivo di attrazione, e spesso si coniuga lo sport fatto in un ambito culturale o paesaggistico particolare, e è sicuramente un abbinamento vincente in tutte queste circostanze, in tutti questi frangenti. Torniamo però alla semifinale combattuta con Irene Enzo, che può andare a chiudere il punto dell'11-7, invece no, gioca male il cut shot che regala invece il punto dell'8-10. Rimangono a meno 2, ma sono sempre di rincorsa le ragazze con il top blu. Zuccarelli e Giombini non riescono a trovare la giocata che possa accorciare il punteggio. Guarda che bella palla che gioca ancora una volta Irene Enzo. 11-8. Sono abbastanza stabili in fase di side out Enzo e Bianchin. Per fare un recupero qua ci vorrebbe davvero una maggior pressione al servizio da parte di Giombini e Zuccarelli, cosa che stanno facendo abbastanza bene le ragazze con il top rosso. Stava a gara vincente. Cambio campo. Numero 9-11, si va al cambio di campo. 9-11. Vi ricordo, a seguire la semifinale maschile da non perdere, perché 15 giorni fa è stata la finale di Vieste tra Caminati Rossi, copia della nazionale, contro Dalmolin e Cecchini, due ragazzi che giocano veramente bene a beach volley e saranno un osso duro, come lo sono stati anche a Vieste per la coppia azzurra. Vedremo come sarà al termine di questo match. Buona giocata di Agata Zuccarelli, 10-12. È ancora abbastanza aperto il set. Sì, servirebbe questo break che... Sì, per rendere maggiore equilibrio sicuramente. Con la palla corta ancora, davvero come un gatto, la Zuccarelli ci è arrivata. Su questa non può nulla però Margherita Bianchin, lo dicevamo prima, ha davvero una grande dose, quella di davvero giocare il pallone con dei colpi a volte impossibili da andare a prendere. Ha un'ottima manualità.
Grande difesa da parte della Enzo, alla fine fa guardia lì a rete Laura Giombini, 13-11, due punti. Time out chiamato dall'angolo delle ragazze con il top rosso. Tanti ragazzi si stanno scaldando sugli altri campi secondari. Ce ne sono cinque campi. Sì. Cinque campi. Questo che è quello principale, ma alle spalle di questo, per intenderci alla destra rispetto a questa inquadratura, ci sono gli altri quattro che hanno ospitato da venerdì prima le qualificazioni. Ieri invece l'inizio vero e proprio della tappa. Campionato italiano molto bello, perché con cinque campi in alcune giornate come quella del sabato, stando magari in un punto strategico, si riescono a vedere due o tre partite nello stesso tempo. Tabellone davvero... principale main draw composto da 16 coppie. A volte a livello internazionale ci sono anche tabelloni molto più grandi, più ampi, sì. Però in quel caso si gioca in maniera diversa. Si gioca su più giorni. Su giorni, poi ci sono anche i gironi, prima la fase a gironi e poi che determina poi quelle che saranno le squadre, le 16 squadre che si giocano la tappa. Attacco della Giombini, difesa, se la devono sudare proprio. Zuccarelli e Giombini non concedono nulla, però Enzo Bianchin. Zuccarelli brava ancora a muro. Giombini brava, gran piazzata di Laura Giombini, brave. 12-13, si cambia campo di nuovo. Eccolo il caso di prima, tocco a muro, secondo tocco della stessa giocatrice che è equivalso ad un'alzata e attacco diretto. Siamo ormai alle battute conclusive di questo match, siamo sul finale del tie break. La battuta di Zuccarelli, l'attacco sarà per la Enzo, vediamo dal centro con le nocche, giocato benissimo. Gran colpo questo, brava. Dink dietro al muro, corto, Agata ci ha provato dopo il muro ma era veramente molto angolato, ecco che ci prova ma è molto angolato. Palla match per le ragazze in rosso, grande difesa della Enzo che arriva con il dink, palla fuori d'un soffio, 13-14, tutti in silenzio a guardare. Aveva fatto una grandissima difesa, Irene, guardala. Sì. Qui la Bianchina aveva reso giocabile, al limite, zona tutti di a guardare e poi la palla che invece non riesce a toccare la riga di fondo campo. Ancora match point, eccolo qua, preso in contropiede come spesso accade nel beach volley. Prima con un grande shot, eh sì, la sorpresa di Cervi all'abbraccio anche del coach. Immaginiamo la felicità, eh sì, anche di Cristiana Farenzan per il traguardo raggiunto dalle sue due ragazze. Credo prima volta in finale per entrambe. Beh, adesso dopo glielo chiederemo. Dunque, tabellone che si compone. Alla fine avremo Orsi Tot e Chiara Tei contro Irene Enzo e Margherita Bianchin. Irene che è già arrivata qui in postazione. Irene, metti sulle cuffie, dopo ti lascio andare a fare la doccia perché sei, guarda, alzati pure in piedi tranquillamente. No vabbè, lo dici tu che fai schifo, cioè questa è una giocatrice di beach volley, guardate voi. Allora intanto
ti chiedo perché non me lo ricordo, ma è la prima volta che arrivate in finale? In finale campionato italiano, primo secondo, sì. Bella, eh? E soprattutto per me lei, perché è 2 mesi che giochiamo assieme. Giocavamo assieme anni fa. Senti, avete fatto veramente, è stata comunque, allora, intanto un fine settimana durissimo, perché voi siete state costrette ad arrivare dai perdenti, quindi avete giocato anche stamattina, neanche tanto tempo fa, però immagino grande soddisfazione. Sì, no? Tantissima, anche perché comunque siamo 2 giocatrici giovani, che quindi, cioè, comunque abbiamo giocato contro la coppia della nazionale, quindi questo infatti è un incentivo. Ma infatti ancora è quello che dico, se, immagino che sia grande emozione. Abbiamo visto il vostro coach correre in campo ad abbracciarvi, sì. Ci tiene anche lei, Cristiano, perché insomma ci ha cresciuto lei a Trofeo delle Regioni quando avevamo 15-14 anni, cioè, quindi... non che siate adesso delle nonne, no, cioè, no, però siete, ecco, giovani. Allora, Irene, ti lascio andare, sì. Magari ci sentiamo questo pomeriggio, faccio fare anche una battuta a Margherita, poi non ti chiedo nulla sulla semifinale, lo chiedo a Margherita, magari facciamo così. Per il momento un bocca al lupo per oggi, grazie mille. Ciao, ciao Irene. Allora, diamo il tempo a Margherita di sistemarsi, eccola qua, tieni, ciao Margherita. Allora anche per te la stessa cosa che ho detto a Irene, tu sei invece un po' più contenuta, Irene era emozionatissima. Sì, sì. Senti Margherita, immagino la soddisfazione per la prima volta in finale, poi tra l'altro avete battuto una coppia azzurra, quindi diciamo questa soddisfazione è ancora maggiore, no? Ma diciamo che sì, assolutamente, però non è venuta per caso, nel senso che ci stiamo allenando tantissimo, poi lei a Torino, io mi alleno a Miami, ed è veramente tantissimi sacrifici ed è servito alla fine. Ti abbiamo fatto un sacco di complimenti per la tua manualità, tu lì davanti dai veramente fastidio. Grazie. Perché c'hai palle che sono difficilissime da leggere. Quante ore di allenamento fate normalmente per essere un buon pitcher? Ma dipende, nel senso a Miami mi alleno anche 4 ore al giorno, qua invece ogni tanto facciamo 2 allenamenti al giorno da 2 ore, però solitamente uno da 2 ore, sì. Senti Margherita, allora adesso avete battuto Zuccarelli e Giombini, oggi alle 5:15 incontrate un'altra coppia azzurra, quella del Coppa Italia, che un po' come voi sono state un po' la sorpresa, perché è vero, sono ragazze molto brave, però sai, sono giovani, 17-18 anni, uno non pensa che invece possano arrivare, invece arriveranno in finale. Voi siete un po' le favorite, più che altro per l'esperienza, però dovete stare attente. Ma io sinceramente non direi favorite, diciamo che secondo me è molto alla pari, ecco. Perché comunque per le donne secondo me è molto diverso che dagli uomini, nel senso che quando arrivi 18-19-20 anni è lì che sei, quindi poi loro hanno degli allenatori bravissimi, sarà una bella partita secondo me. Allora seguiremo in diretta su Fox alle 5:15, adesso vai a fare la doccia perché anche tu sei ridotta non so come. Ciao Margherita. Margherita Bianchin e Irene Enzo sono le finaliste della tappa di Cervia, se la dovranno vedere appunto con Reca Orsi Tot e Chiara Tei, 5:15 live, in bocca al lupo. Grazie, ciao Margherita. Adesso noi ci fermiamo un attimo, la linea va a Milano per un po' di pubblicità, pochissimo, e poi saremo pronti per la semifinale maschile, tutta da vedere, tra poco.